Sono già una ventina le decisioni adottate dal Tribunale amministrativo regionale a favore del reintegro di insegnanti di sostegno per i bambini con gravi disabilità, che la cosiddetta riforma Gelmini aveva tagliato. Riconosciuto dunque dalla giustizia amministrativa il diritto dei minori ad essere assistiti in modo continuo secondo il rapporto di un insegnante per ciascun disabile, e ciò in deroga al rapporto medio di un insegnante ogni due bambini. Al telefono Giovanna Librici, responsabile dell'Associazione Nuove Ali di Agrigento, che si sta adoperando per promuovere questi ricorsi. Parliamo di ricorsi per il reintegro degli insegnanti di sostegno. Sì, ne abbiamo vinti ben 20 ricorsi. Altri 30 le stiamo presentando per l'udienza del 23 novembre. Le prime ordinanze le abbiamo avute per il 24 settembre, le prime udienze, di cui uno era quello di mia figlia, e sono già state reintegrate le ore di sostegno, infatti è arrivata una nuova docente. Non abbiamo rubato ore ad altri bambini, ma sono state integrate con altri docenti che erano in graduatoria. Addirittura sono stati pure pagati danni legali. Evidentemente la giustizia amministrativa dà ragione alle famiglie con disabili gravi in età scolare. Ci dà ragione perché i tagli così indiscriminati, senza tenere conto della gravità di questi bambini, non sono giustificati. Quanti sono in provincia di Agrigento gli insegnanti, per così dire, tagliati dalla riforma Gelmini? In provincia ci sono a tutt'oggi ancora 124 bambini scoperti senza docente di sostegno, o quantomeno ne hanno le ore ridotte. Dunque bambini che non hanno la possibilità di avere per sé un insegnante di sostegno? No, nel senso che comunque dovrebbero averla, in quanto la legge e la sentenza sentenza 80 di febbraio del 2010 invece stabiliva che questi bambini avrebbero dovuto avere il diritto di avere un insegnante di sostegno per tutte le ore, perché comunque sono bambini che hanno l'articolo 3,3, quindi hanno uno stato di gravità. Qual è il suo invito ai genitori? Io direi proprio che i genitori devono mobilitarsi, anche perché alla luce di quello che stiamo facendo i costi per questi ricorsi non sono altissimi, quantomeno con la nostra associazione. Poi chi lo fa privatamente non so quali siano i costi effettivi, però con la nostra associazione non è una spesa da non poter affrontare per il singolo genitore. Intanto la mobilitazione contro la riforma Gelmini va avanti. La mobilitazione continua, io continuerò a raccogliere ricorsi finché a presentarli, e invito tutti i genitori indiscriminatamente ad agire, perché è giusto che vengano rispettati i diritti dei propri figli.